Secondo me la cosa più importante è fare in modo che la piccola e media impresa toscana, che in questi anni ha investito molto per reggere la competizione globale e che oggi si trova schiacciata dalla contrazione del mercato e dai mutui che si sono contratti per comprare il capannone, per investire, possa avere certezza, diciamo, di andare in fondo con gli investimenti, perché dalla crisi si esce soltanto facendo in modo che l'impresa che ha investito esca dal guado e possa tornare a correre per il paese. Questa è una grande preoccupazione del governo della Toscana e anche del PD della Toscana. Ne vogliamo discutere con loro perché vogliamo interpretare questa nuova fase di concretezza e di rilancio del paese della quale l'Italia ha tanto bisogno.